Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Ring. Oggi con noi sul Ring, appunto, abbiamo Marika Padula. Ciao Marika. Ciao Naomi. Già assessora alle pari opportunità, politiche giovanili e infanzia, nonché attivista della città di Potenza. Benissimo, Marika, iniziamo con la prima domanda. Raccontaci la Marika politica. Te la racconto subito, Naomi. Prima di tutto volevo ringraziare te e Voci in Gioco per avermi invitata e voluta qui questa sera. Marika politica è una ragazza che è presente, una ragazza vicina alla comunità, una ragazza che si fa suoi problemi della gente, una ragazza che continua a credere in quella politica sana che esiste. Benissimo. Invece cosa ti fa arrabbiare davvero e quando ti arrabbi cosa dici? Allora, mi fa arrabbiare la mancanza di lealtà nelle persone e quando mi arrabbio dico di tutto. Sì, facci dico qualche esempio. Ma guarda, così su due piedi mi viene da pensare a... non a parolacce, ecco, perché non sono una persona che le utilizza, non mi piace il linguaggio scurrile, però sicuramente faccio capire l'altra persona dove ha sbagliato, perché è importante fermarsi di fronte ad atteggiamenti poco corretti, è importante far capire all'altro dove si sbaglia anche per recuperare il rapporto. Certo. Invece tu in coppia, chi fa il primo passo per fare pace? Ma guarda, non sono una persona orgogliosa in coppia, quindi se reputo magari anche di avere ragione, nonostante tutto, se credo che ne vale la pena, faccio anch'io il primo passo. E invece quanto tempo passi davanti allo specchio? Il giusto. Magari si può pensare molto di più di quello che invece è il tempo che appunto sto vicino allo specchio, molto meno. Ok. Hai mai tradito? C'è una domanda di riserva. No. E invece se scopri di essere stata tradita, che fai? Ci rimango male, cerco di capire innanzitutto le ragioni, perché spesso dietro un tradimento si cela sempre qualcosa che magari non va. Spesso si accusa l'altro senza interrogarsi perché effettivamente si è stati vittime di tradimento, ecco. E invece cosa vorresti fare da grande? Tante cose ancora, tantissime. Potrei dirtene una, che è sicuramente quella di continuare quello che è il mio percorso politico avviato e interrotto, ma appunto da riprendere il prima possibile. Insomma, sei soddisfatta? Sì, della tua molto, vita? Molto soddisfatta, sì. Ti spaventa la vecchiaia? Sì. Fino a un po' di tempo fa no, adesso sì, proprio perché credo che ho ancora tantissime cose da fare e quindi ho paura che non ci sia abbastanza tempo. Tre pregi che ti contraddistinguono e tre difetti. Allora, tra i pregi sicuramente al primo posto la lealtà. Lealtà e correttezza che vanno di pari passo. Poi l'essere una persona solare e la determinazione. Sì. E difetti? Ma non ne ho. Ma guarda, forse il fatto di essere fin troppo pignola su quelli che reputo essere necessariamente degli atteggiamenti corretti nei rapporti di ogni entità, di ogni tipologia, appunto. E nella vita sei stata più lasciata o hai più lasciato? Più lasciata. Perché forse sono un po' difficile, no? E quindi sì, no, sono stata sempre lasciata. Sì. Cosa invece ti piace di un uomo? Capelli corti o lunghi? Allora, prima dici cosa ti piace in generale di un uomo, facciamo così. Ah, ok. Ma guarda, innanzitutto non esiste un prototipo estetico, perché magari anche una persona meno bella può piacerti perché magari ha tanti altri aspetti che appunto riescono a prenderti, no? E quindi esteticamente non ti saprei dire. Per quanto riguarda invece l'aspetto interiore, sicuramente una persona leggera, una persona che ama la vita, una persona intraprendente, una persona che ti fa ridere soprattutto, ecco.
Infatti, si suol dire chi ti fa ridere ti salva la vita. Assolutamente sì, assolutamente sì. Se proprio dovessi scegliere tra capelli corti e lunghi? Corti. Barba o senza? Senza. Peloso o glabro? Glabro. In giacca o sportivo? Dipende, dipende dal contesto. Aiuteresti chiunque in difficoltà? Assolutamente sì, anche un nemico. Anche il tuo piace rimani nemico? Sì, anche il nemico. Lo so perché, cioè o meglio, lo dico perché mi è già successo e anche di fronte a persone, se possiamo definirle nemiche, ho teso la mano nel momento del bisogno, ecco. E ricordi i tuoi sogni? Sì, tantissimi, sono davvero tanti, come ti dicevo prima. Sì, sogni magari che vengono appunto da lontano, da quando ero bambina, quella di riuscire a realizzarmi appunto per quello che ho sempre pensato che potessi appunto fare, come no, sì. E infatti il tuo sogno da bambina qual era? Come ti vedevi da grande? Probabilmente come sono effettivamente, cioè una persona abbastanza determinata, una persona appunto che sa quello che vuole, una persona che sa arrivare all'obiettivo, naturalmente sempre con la correttezza, sempre con quegli atteggiamenti che io reputo essere atteggiamenti corretti per poter arrivare ovunque, ecco. E quindi sì, una persona appunto realizzata e soddisfatta della propria vita, in ogni ambito naturalmente, non solo lavorativo, non solo sociale, ma anche familiare, insomma, tutti quelli che sono gli aspetti appunto della vita di una persona. Va benissimo, abbiamo finito, okay. Ti ringrazio. Grazie e grazie appunto ancora una volta a Voci in Gioco. E ringraziamo nuovamente Marika Padula per la partecipazione a questo match. Vi ricordo di seguirci come sempre sui nostri canali social, su YouTube, di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie e alla prossima, ciao!